Questo tipo di immagine si può anche guardare distrattamente, ne abbiamo viste tante. Ma io la guardo con l'apprensione della madre che guarda il figlio che sta attraversando la strada da solo. L'ho progettata io e sono a bordo. Io non cerco la barca migliore quando faccio un disegno. Cerco di svolgere nel modo migliore il tema che mi è stato posto. E cerco anche che la barca sia bella. E la bellezza sta nell'espressione delle qualità del suo tipo. C'è la bellezza da iota vela, la bellezza del peschereccio, quella del motoscafo. Riesci ad abbandonare questa domanda? Lo capisco, è doloroso pensare che si è condannati a fare cose non perfette. Per un giovane è addirittura impossibile riuscire a pensare che quello che fa non sia l'unica soluzione possibile. È un modo medievale di affrontare la questione. Non esiste una barca perfetta e quindi le altre sono sbagliate. Non esiste una barca di Dio e quindi le altre sono del demonio. Nessuno ammette che la sua barca rappresenta solamente una delle infinite possibilità. Tutti ammettono che ci sono altre barche ottime, in cui è stata esaltata meglio un'unica caratteristica, come la stazza da regata, o la comodità interna, o l'economicità di costruzione, la velocità vela, l'autonomia motore. Ma l'idea che hanno tutti è che quello che chiedono loro è il più ragionevole dei compromessi, che più ragionevolmente non si poteva scegliere. Il tipo di barca richiesto è naturalmente sempre legato alla categoria sociale, all'educazione del committente. Ormai io catalogo le richieste con divisioni sempre più elementari. Non sbagliano mai. La prima è la più importante. Una parte quelli che hanno studiato l'inglese alle medie e dall'altra quelli che hanno studiato il francese. Cioè, quelli che hanno letto Yachting e Yachting World e frequentano Club Nautica. E quelli che hanno letto Bateau e Cahiers de Nautisme e frequentano Glenan e Caprera e i Marinas. Quelli che sperano che la barca venga fuori bella e quelli che esigono che venga brutta. Altra divisione. Quelli che hanno un'automobile nazionale e quelli che hanno una straniera. Cioè, quelli che tra quello che si fa attorno a loro trovano qualcosa che gli va bene, e quelli che no, quelli che negano libri e quelli che no, quelli che vengono con la moglie o no. Sono con la moglie i costruttori edili e vogliono una barca per la famiglia. Vengono da soli i medici e vogliono vincere regate. Soprattutto quelli per i quali la barca deve somigliare ad una che hanno già avuto, o quelli per cui deve somigliare ad una di un dépliant che hanno preso ad un salone nautico. E questo è il triste corridoio in cui viene incanalata la scienza quando si progetta la barca per un committente, per il quale tutto quello che c'è al mondo non gli va ancora bene e vuole la barca migliore per sé. Di nuovo lo stesso ragionamento medievale. Le cose più nuove devono per forza essere sempre meglio delle vecchie e vorresti che io affermassi l'opposto.
Ci sono cose in cui non c'è progresso, perché si è raggiunto il massimo. Nell'arte di cucinare, per dire buono, si dice fatto come lo faceva la mamma o la nonna. Adesso si fanno male le cattedrali e le poesie, ma si fanno molto bene gli aeroplani e i computer. L'uomo non è mai stato stupido. Un veliero moderno può assomigliare molto a un aereo e un computer, ma sotto sotto è più vicino ad una cattedrale e ad una poesia. Il veliero è arrivato dopo. Il progresso è stato molto più lento per il veliero. Intendo per progresso l'evoluzione, la ricerca attraverso forme ancora rozze della forma perfetta. Da quel momento in poi non lo chiamo più progresso, ma adattamenti al gusto, alla domanda del momento. Poi, ad un certo punto, inizia la decadenza. Per la poesia si sono trovate forme sublimi già nel Medioevo. Per l'architettura e la pittura nel Rinascimento si hanno massimi insuperabili. E intanto il veliero era ancora a un livello molto rozzo. La galera da guerra a remi era già perfetta da centinaia d'anni.
Alcune arti avevano già iniziato la china della decadenza. Il veliero perfetto è appena della metà del Settecento, assieme alla musica. La scienza del veliero alla fine del secolo è completa. Dopo viene applicata e sviluppata secondo i nuovi materiali e le nuove potenze motrici e secondo i gusti della committenza. Le forme trovate nel Settecento rappresentano il culmine di una ricerca secolare, dello scafo che si muove nell'acqua con poca resistenza. È un meccanismo di ragionamento opposto a quello di oggi. Adesso la barca è una piattaforma su cui si cerca di applicare più potenza possibile, sia a vela che a motore. Adesso si conta sulla potenza che spinge. Una volta si cercava di impiegare poca potenza in tutti i campi. Una volta si faceva il muro della casa meglio che si può perché non passi il freddo del caldo, ma si scaldava poco. Adesso si fanno i muri sottilissimi, ma si hanno riscaldamenti e condizionamenti potentissimi. Io uso dire che lo scafo migliore si ha quando la sua forma è uguale al buco che fa nell'acqua. Sembra una banalità, ma questo succede solo quando la barca è ferma. Appena la barca comincia a muoversi, il buco nell'acqua prende una sua forma che è diversa da quella della barca, che comincia a trovarsi male, non riesce più a trovare l'appoggio giusto. Ed il buco è diverso ad ogni velocità. E lo scafo, che sposa bene con i suoi volumi il vuoto che è apparso nell'acqua ad una velocità, lo sposerà male ad un'altra. Bisognerebbe avere uno scafo che cambia forma con il variare della velocità. Questa è stata la ricerca durata tanto tempo. Uno scafo con tutte le forme che occorrono, che cambia forma con il variare della velocità. Sono molto difficili da capire queste forme. Davanti a un disegno del Settecento viene naturale soffermarsi sull'ornato barocco, la parte inutile che è stata superata dalle nuove mode, e non sulle forme che sono la vera parte raffinata, eterne. Hanno strane gobbe. La spiegazione sta nella ricerca della portanza che hanno i volumi dello scafo in velocità. Vengono spinte in su le parti gonfie e risucchiate in basso quelle fini. Questi scafi, quando vanno piano, hanno la prora più gonfia della poppa, come un pesce. Ma con l'aumentare della velocità, il mascone, la parte gonfia della prora, verrà spinta in alto, ma sotto le sezioni sono sottili e sarà quella la nuova prora. E la poppa si affonderà perché è fine. Ma più in alto c'è un volume ancora più gonfio di quello che ha perso la prora. In velocità l'assetto sarà molto più appoppato di prima. I volumi sono corsi a poppa in armonia con il nuovo buco nell'acqua. E la barca va da sola. Perché la poppa sia affondata il timone non serve. Lo dimostra le dimensioni che ha. È così piccolo che se ne serviva di più l'avrebbero aumentato. La grandezza della palla del timone è sempre indice di una barca che non si riesce a far andare diritta. Cento anni dopo, questa forma è quasi scomparsa. L'attrezzatura è diventata molto più efficiente, gli scafi molto più stretti e lunghi. La forma è peggiorata, il timone è diventato più grande e tondo, le barche diventano pericolose. Il clipper del tè, lo schooner di Gloucester sono più grandi, meglio attrezzati e portati più spregiudicatamente. Ma le forme sono molto meno raffinate. Il veliero dà il suo massimo nell'epoca che è già quella del vapore, ma le forme del suo scafo sono in decadenza, assieme alla musica. Alla fine del Settecento una sinfonia di Mozart durava 20 minuti ed era eseguita da un'orchestra di 30 elementi e senza il direttore d'orchestra. Alla fine dell'Ottocento le sinfonie duravano minimo 40 minuti. A Wagner non bastavano 100 orchestrali. Però la musica di Mozart è un'altra cosa. Thank you.
persa l'epoca di Wagner. Prima non aveva molto da dire. Però col puntiglio dell'ultimo arrivato, che vuole recuperare. Qui si respira ancora nell'aria questo puntiglio. Esiste ancora il gusto di fare più bene degli altri. Magari prodotti inutili, ma fatti meglio. La città è ancora satura di questo orgoglio. La soddisfazione di quello che ha prodotto. A costi altissimi, senza tener conto di calcoli economici, ma meglio. Non è un caso che da queste parti siano nate due tra le più grosse rivoluzioni della tecnica navale del secolo XIX, l'elica ed il siluro. Hanno cambiato la storia delle navigazioni oceaniche e quella delle marine militari. Tutto fatto in modo inutile. Il siluro, che veniva prodotto a fiume senza l'esclusiva per la marina austro-ungarica, dava chance non alle grandi marine come la nostra, che dovevano dedicarsi alla protezione del loro naviglio, ma a quelle che non avevano niente da perdere. Il canale di Suez fu un'esclusiva che durò pochissimo. Gli inglesi lo comperarono dagli egiziani pochi anni dopo. Trieste ebbe la ventura di partecipare alla determinazione della nave da battaglia moderna. Entrò nella storia nel periodo del passaggio dal vascello a vela alla corazzata. Nordisti e sudisti in America. La battaglia di Lissa in Adriatico. Vinsero le navi che sparavano da dietro una corazza e che speronarono. Vinse il nord e Trieste, vinsero i migliori ingegneri navali. Le caratteristiche di quelli che vinsero vennero adottate da tutte le marine del mondo e tutti si trascinarono dietro per mezzo secolo uno sperone che non speronò mai più e dei canoni su di una fiancata corazzata che non spararono perché si combatteva alla distanza di tiro del cannone più grande che stava in coperta e non sul fianco. Quando ci si accorse dell'equivoco all'inizio di questo secolo e si costruirono le dreadnought con i soli torrioni, Trieste volle di nuovo dire la sua e costruì le corazzate della classe Viribus Unitis. Quattro torri trinate, delle quali due sopraelevate. Nessuno al mondo aveva ancora azzardato così tanto. La fine di due di queste corazzate fu terribile. Siamo in un'epoca di decadenza, io la sento. E chi cerca di produrre cose belle sa di non poter superare dei modelli precedenti. Come musicista che si accinge a comporre e sa che comunque quello che produrrà sarà di sicuro più brutto di quello che ha già composto Beethoven. Si può studiare di fare meglio da un punto di vista pratico, ma anche questo è discutibile. In fondo, è molto più pratico avere 40 marinai ed essere ricchissimi che essere poveri e fare tutto da soli. Come per i musicisti, anch'io ho le mie navi base che non riuscirò mai a migliorare. Perché la scienza vuole che si parta da un modello da superare e non che si ricominci ogni volta dalla densità dell'acqua e dal moto dell'aria. Si correrebbe il rischio di riprodurre ogni volta un tronco, poi si dovrebbe cominciare a scavarlo e così via. Il mio scopo ideale è quello che ha poca resistenza e che è bello. Ragionamento del tipo antico. Ecco uno insuperabile. Dopo quello che abbiamo detto sulle forme, si può capire il mio pensiero. È uno schooner americano di 18 metri, modellato nel 1736, 250 anni fa, con un piano velico un poco ridicolo, molto macchinoso, decorazioni barocche, ma le linee sono finissime. Quello che ho imparato da questo scafo, ho provato a mettere in una barca povera, in acciaio, costruita a Venezia da un amico che ci lavora, fa crociere charter.
Le immagini che si vedono sono di un filmato che ha fatto lui. Mettono un poco in crisi. Una barca povera e rozza, eppure è velocissima. E si può ormeggiare vicino al yacht moderno più smagliante e lo mortifica. Questa barca è stata costruita in Inghilterra nel 1889. È mia e ci vado a spasso per il Golfo di Trieste. È un magnifico esempio di carpenteria di livella. Legno lucido, sanissimo e ferramenta in ferro. Di quelle che non occorre pitturare. Perché il legno che marcisce e il ferro che fa la ruggine sono stati inventati in questo secolo. La ruggine che noi conosciamo, quella che trasforma il ferro in una massa di croste rosse, per cui bisogna picchiettarlo e pitturarlo continuamente, è apparsa al mondo in questo secolo. Prima non c'era. Ci pensava ad eliminarla chi costruiva, e non dopo quello che comprava. La vita è sempre stata un multiplo dell'infanzia. Un elefante per diventare adulto ci mette tanto più del gatto che vive tanto meno di lui. Se il ferro viene prodotto da un fabbro, in ore e ore di scaldate e battiture, vivrà come quello di questa barca. Se lo stampa una macchina in un secondo, vivrà in proporzione. Che colore hanno le fontane e le inferriate antiche? Nero, naturalmente, e non rosso. Erano fatte con il ferro di prima che venisse inventata la ruggine. Io amo i materiali antichi, perché penso che se si è avuto attorno a sé per migliaia di anni un materiale, il vederlo ancora è un desiderio interiore e la mancanza dà angoscia. Sensazione inconscia, ma per chi progetta è doveroso scoprirle. Anche chi non si intende di falegnameria sente che un mobile di compensato, con porte ovali ritagliate con il traforo, è più scadente di un mobile fatto con riquadri a telaia, con i montanti completi e di traversi interrotti. Sono geometrie che abbiamo respirato per generazioni, sarebbe folle dimenticarle nel costruire una creatura nata per la gioia come dovrebbe essere uno yacht. Perché yacht è anche gusto di una barca molto ben costruita. Il proprietario ama di più i pezzi di cui la barca è fatta che la barca completa. Vuole che ogni pezzo sia il massimo che si può al mondo, ed è mio mestiere cercare di frenare questa tendenza. La barca diventerebbe un campionario di oggetti di mercato e sempre di dimensione superiore al giusto. È molto bello veder costruire molto bene. Naturalmente in legno, nessun surrogato viene così bello. Ordinate in acacia laminata, fasciame in mogano, coperte in teak. Ci vuole quasi un'ora di lavoro per ogni chilo di barca. E una barca come questa pesa 13.000 kg. E perché una barca in legno nasca giusta, deve nascere in 9 mesi, come un uomo, impostata in settembre e varata in giugno. Come Dio comanda. Io ho navigato su tutti e due i tipi, e se io ho la barca da piacere, devo dire che sento più divertimento, emozione, magia sul tipo vecchio. E in quanto dà di questi valori ineffabili che dovrebbe rendere una barca da piacere. Ma questo è un discorso estetizzante. Si finirebbe per correre il rischio di produrre una barca che è buona più per chi la guarda che per chi ci naviga.
Forse io non sono un buon giudice, perché a me piace la barca più del mare, e questo credo che in fondo valga per tutti i progettisti. Però i più lunghi viaggi per mare che ho fatto li ho fatti sul tipo moderno. Questo qui è il tipo fine veloce. Le 200 miglia al giorno di bolina sono quasi la normalità in Atlantico. E sono sempre riuscito a terzarolare e cambiare un fiocco da solo. Se poi non ci si naviga, progettare non ha senso. È molto bella, è un cavallo di gran razza. Però neanche questa è di Dio. Und weit und wann.